benvenuti alla prima data di Medioevo Libreria, ottobre 2017. Abbiamo scelto la Pinacoteca di Brera. Ci troviamo qua nel cortile della Pinacoteca di Brera, che è anche Accademia di Belle Arti. La spiegazione perché abbiamo scelto questo come prima data è anche per una questione che ci siamo messi in gioco con voi, che sempre gentilmente ci accompagnate in queste visite guidate su Milano, proprio perché è la Pinacoteca per eccellenza di Milano, diciamo così, a parte i musei, c'è anche l'Ambrosiana, così, ma questa è un fulcro centrale. Perché la nascita di questa struttura, di questa base, è assolutamente medievale. Qua c'era una chiesa che apparteneva dal 200 in poi all'ordine, diciamo, chiamiamolo così, degli umiliati. Infatti questa era la chiesa base degli umiliati. Gli umiliati, che sono a Milano presenti anche in San Pietro in Gessate, la chiesa da quattrocentesca adesso davanti al tribunale, era appunto un ordine che, lo dice il nome stesso, faceva una specie di voto di povertà, ma non era un voto di povertà come gli altri ordini mendicanti, erano poveri già di per loro, nel senso, nel Medioevo sapete che nascono le corporazioni, nascono tutte queste strutture di mercanti, così. Chiaramente i mercanti, per guadagnare, vessano anche chi produce per loro, nel nostro caso anche i tessitori, lanaioli, così. Quelli più poveri, cioè quelli proprio che lavorano nel minutaggio, una volta soprattutto a Milano, stanchi di subire queste vessazioni, che lavoro e non guadagno niente perché questi qua mi portano via tutti i soldi, si riuniscono in questi gruppi e siccome hanno un vestito sul grigio, cioè dunque il fatto di una stoffa molto povera, vengono a Milano chiamati anche i bigi, cioè i grigi. Sono umiliati perché comunque, unendosi tra di loro per autodifendersi, non pretendono di vessare, come hanno subito in precedenza, anche i loro, chiamiamoli così, iscritti, che è una parola bruttissima, in questo caso è quasi inappropriata, appunto per tutelarsi tra di loro, per non subire così. È una specie di sindacato antelitteram, però con una forte impronta religiosa, tanto che poco dopo potranno anche in vari ordini poter dire messa, perché non saranno solo laici. Parlo di scuole. Giovanni da Milano, un pittore di cui noi, essendo da Milano, nato in provincia di Milano, dovremmo essere molto fieri perché fu apprezzatissimo anche a Firenze, ci lascia questo Cristo che giudica. Ma è un Cristo straordinario perché anch'esso rappresenta una rivoluzione, anche dal punto di vista della simbologia, anche dal punto di vista dello stile. Perché? È un Cristo giudice. Io sono l'Alfa e l'Omega. Dunque è apocalittico. Proiettiamo e poi ci sarà una conferenza.
resistenza, che era piacere, amore del professor Paolo Stracci. Partirei subito con la proiezione di oggi pomeriggio, che mi piace moltissimo perché in qualche modo mi ricorda la mia terra d'origine. Infatti andiamo insieme a Philippe Daveriot a Palermo, nella Palermo medievale. E vi assicuro che il video è carino, una visita fatta di persone ancora. Per l'incontro di oggi, mutuando il titolo del volume che citavamo prima, il professor Balestracci ci ha proposto, cercando strana gente in terra ignota, l'incontro con l'altro nel Medioevo, quindi un argomento bello per il quale non dobbiamo perdere assolutamente tempo. Io do subito la parola al professor Balestracci, ringraziandolo ancora tantissimo di aver accettato il nostro invito. Grazie. Bene, allora sono io intanto che ringrazio gli amici di Italia Medievale e sono felicissimo di aver finalmente potuto accettare l'invito a venire qui a Milano, un invito che effettivamente non è la prima volta che mi viene rivolto e che finalmente ho potuto cogliere approfittando di un momento un po' meno sgangherato della mia vita professionale. Sono molto contento e sono contento di parlare di questo argomento, perché è un argomento che ci consente di entrare anche in tematiche, in problemi, tematiche che sono in qualche modo anche di una qualche attualità. Ora, per carità, io non sono così crociano, sì, in parte sì, non sono crociano fino al punto di dire che la storia è sempre storia contemporanea, perché si risponde sempre solo alle domande della contemporaneità. Se così fosse, nessuno oggi studierebbe il capitolo di una cattedrale nel 200, per esempio, che è una cosa importantissima da studiare per il Medioevo, ma che oggi non ci ha nessun tipo di funzione. Però tuttavia non c'è dubbio che la contemporaneità a volte ci interpella come storici e interpella anche epoche abbastanza lontane da noi, come per esempio il Medioevo e come per esempio il rapporto che il Medioevo ha con l'altro, con la alterità. Allora, quando cominciarono a circolare i manoscritti di Marco Polo, questo probabilmente molti di voi lo sanno, Marco Polo fu preso per un millantatore. Disse: ma brutto Chatterone, nemmeno non hai visto niente, ma che cosa è qui? Non ci sei mai andato da quelle parti, mentre invece a vedere il mondo e a raccontare il mondo c'è stato quel personaggio che va sotto il nome John Mandeville, che sappiamo benissimo che non è il nome vero, io lo chiamerò così perché così viene conosciuto da tutti, che invece sappiamo davvero che non si mosse mai da casa sua. Lui scrisse tutto questo libro di meraviglie. Guardate che i manoscritti dell'opera di Mandeville, sto andando a memoria, ma mi sembra che si aggirino intorno al 240, mentre quelli di Marco Polo sono oltre una cinquantina in meno rispetto a questo. E Mandeville è stato conosciuto in tutte le epoche e è diventato una specie di bestseller popolare. Menocchio di Ginsburg, quando lo chiappano e gli chiedono su che cosa si è formata la sua idea del mondo, questo mondo fatto come un formaggio con i bachi dentro, di questo cosmo fatto con un formaggio con i bachi dentro, dice: tra tutte le altre cose, cioè, per me quello che mi ha veramente cambiato la vita, oggi si direbbe che mi ha svoltato, è stata la lettura del libro di Mandeville. Bene, allora, il libro di Mandeville che cosa aveva rispetto a quello di Marco Polo? Aveva rispetto al libro di Marco Polo il fatto che nel libro di Mandeville le meraviglie, i mostri, l'altro abbondava, grondava da tutte le parti, mentre il buon veneziano Marco Emiliano Polo si era, come dire, un po' trattenuto, diciamo, aveva effettivamente cercato di non eccedere con il discorso dell'altro. Perché faccio questa premessa? Faccio questa premessa perché viaggiare nel Medioevo non implica necessariamente andare a cercare l'altro, anzi, probabilmente quando escono di casa si aspettano, sperano, auspicano che l'altro non lo incontrino mai, che il viaggio vada tranquillo, liscio e che non ci sia nessun incontro che in qualche modo turba, in qualche modo mette in discussione, salvo il fatto che probabilmente poi tornando a casa, se l'altro non lo avessero trovato e l'imprevisto non l'avessero trovato, ci sarebbero rimasti male. Tanto è vero che molti di quelli che raccontano poi il loro viaggio
ovvero sia monaci, pellegrini, missionari, mercanti o semplici curiosi, vogliosi di viaggiare. Quando poi non hanno trovato la cosa strana, non hanno trovato l'altro, fanno diventare altro cose strane e le cose che sono poi tutto sommato abbastanza normali, perché comunque l'alterità ci deve essere. Sappiamo che la geografia è una geografia ampiamente congetturale, che si basa su Erodoto, su Plinio, Pomponio Mela, Svetonio, Solino. Pensate che qualcuno considera Platone un grande geografo, un grande viaggiatore, perché figuriamoci, questo probabilmente sembrava solo da casa sua, con delle elaborazioni cosmologiche strane, come quella del XII secolo, in cui il cosmo è rappresentato dal Tempio di Salomone e intorno al quale ci sono anche quattro belli angioloni lampadofori che gli danno la luce, no? Una cosa di questo genere. Vediamoci piano. Quando poi andavano in viaggio davvero, non è che andavano con la... con lo smartphone, il suo smartphone non c'avevano Salomone con gli agnoloni e lampadofori, usavano nello smartphone c'avevano qualche cosa di un pochino diverso, esistevano gli smartphone, erano gli inizi della Maravella, avevano qualche cosa di diverso, i portolani, le carte sono rozze, sono approssimative, ma non sono una geografia congetturale, sono una geografia che cerca di essere una geografia reale. Però il fatto che esista questa indeterminatezza dello spazio, questa indeterminatezza dello spazio e dei tempi, si trovano messe a volte sulle stesse raffigurazioni cartografiche o iconografiche, delle coesistenze strane, cioè si riportano sulle carte Troia, Babilonia, Gerusalemme, Ninive, come se fossero ancora città esistenti, come se fossero delle entità geografiche che sono messe appunto in un mix assolutamente improbabile, sul quale, un mix sul quale gli enciclopedisti, come dire, soffiano molto sul fuoco, vediamoci, Vincenzo di Covello, Lorenzo Latini per intendersi, Giovanni Sacrobosco, gli enciclopedisti assemblano tutto, mettono insieme tutto e fanno della geografia un gigantesco calderone, quantomeno per gli occidentali. I musulmani sono un pochino meno fantasiosi e conoscono la geografia molto meglio degli occidentali. Nel IX secolo Al-Khwarizmi conosce Tolomeo e conosce molte cose che gli occidentali conosceranno soltanto dopo. Certo, chi voglia avere un'idea di questo zibaldone, che è uno zibaldone mentale, scusate, ci insisto perché secondo me costituisce un po', come dire, un background mentale per chi si mette in viaggio e in questo grosso mondo zibaldonesco poi trova logico e normale trovare l'altro. Chi voglia avere un'idea di questo genere può vedere la Imago Mundi di Hermsdorf, no, non la può vedere direttamente perché era a Hannover, è andata distrutta durante i bombardamenti dell'ultima guerra mondiale. Per fortuna c'erano le fotografie, avevano già inventato la fotografia nel frattempo e ci sono rimaste le immagini dell'Imago Mundi di Hermsdorf, mentre invece si può vedere ancora il mappamondo di Herford, che è di procedenza verosimilmente inglese nel 200, e siamo appunto fra mito e realtà. E chi viaggia, chi si mette in movimento, cioè tutte queste persone che ho detto che viaggiano per le più disparate motivazioni, compresa la voglia di vedere il mondo e basta. C'è quel grandissimo viaggiatore musulmano, Ibn Battuta, Tangerino, di prima del 300, che scrive a un certo punto: io ringrazio Allah, il grande misericordioso, perché mi ha fatto il dono di esaudire quello che era stato il mio desiderio di tutta la vita, vedere il mondo e conoscere la gente, vedere il mondo e conoscere la gente. Lui sta fuori la vita, sta fuori come mercante, per carità, sta fuori come governante, è governatore delle Seychelles, è governatore nel Mali, poverino, tra l'altro in questo gli cambiano tutti i colori, come le Seychelles nel Mali, che sono paesi musulmanizzati, islamizzati, e questo si trova le donne che vanno in giro a tette nude tranquillamente, cioè, figuriamoci, l'Islam prevede addirittura che ci si copra la testa, e tant'è vero che questo povero uomo
da bravo, paziente e molto tollerante musulmano, dice: io mi sono raccomandata alle donne almeno il seno, per favore, almeno quello, coprirlo, vi prego, poi il resto, se volete tenere i capelli lì, tenete, ma almeno il seno, per piacere, quello coprirlo, e poveretto, gli capitano le cose di questo genere. Quindi anche si viaggia per tutte queste cose, anche per questa motivazione di conoscere il mondo, di conoscere la vita degli altri. La natura è tanto più diversa da noi quanto più aumenta la distanza, più siamo lontani da qualche cosa e più c'è la possibilità che in quel indeterminato, indefinito qualcosa ci sia un qualche cosa di altro. Gerardo Cambrezzi vive fra il 1146 e il 1223, scrive una cosa bellissima, deliziosa, la cito fra virgolette, dice: la natura talvolta, stanca del vero e del serio, si mette in disparte e si allontana, e in queste remote zone si abbandona a eccessi timidi e nascosti. È lo stesso concetto di Ranulfo di Higden, che vive fra il 200 e il 300, quando dice: la natura di nascosto gioca. È molto divertente, molto tenero, tutto sommato, no? Fa una grande tenerezza pensare alla natura che qui dove siamo noi deve essere necessariamente seria, seriosa. A un certo punto c'è basta, mo mi sono rotta, ora vado lontano, e lontano faccio una zingherata, faccio una cosa strana. E allora il concetto proprio di natura, di separatezza della natura, di diversità della natura, è quello che costruisce, diciamo così, un background, un plafond alla alterità di strane genti che necessariamente in quella natura. Quando i nostri paludati occidentali viaggiano tutti belli, vestiti, e arrivano in posti dove la gente va nuda, rimangono sbigottiti. Altro che strana gente, altro che alterità. Ma siamo matti, quelli vanno in giro a sedere lui, ma stiamo a scherzare. Il bello è che a metà del 300, guardate che questa alterità avvertita dalla nudità non è soltanto occidentale, la avvertono, come vi ho detto, anche i musulmani, l'esempio che ho fatto di prima battuta, lo avvertono i cinesi. Uno scrittore cinese del 300, riprendendo un testo dell'VIII secolo, non mi chiedete se è farina nel suo sacco o è una riedizione di cose già scritte bene, non lo so, francamente non ho più pallida idea, dice che nel sud-est asiatico c'è la cosiddetta isola dei nudi, cioè l'isola in cui le persone vanno in giro nude come Cristo le ha messe al mondo. Ma qual è la cosa che è divertente in questa storia? E che è una storia che viene raccontata anche poi da Oderico da Pordenone poi appunto anche da altri, che dice: queste persone che vanno nude, quando vedono noi occidentali vestiti, o il cinese dice, quando vedono noi cinesi vestiti, si mettono a ridere come matti, perché non capiscono per quale ragione noi si va in giro con tutta questa roba addosso, mentre lì non hanno nessun bisogno di mettersi addosso niente. È una alterità totale, no? Speculare da tutte e due le parti. E il momento secondo, conquista Costantinopoli, è la fine di un equivoco. La fine di un equivoco, perché finalmente questo Oriente, che insomma era sempre stato un po' sugli zibidei agli occidentali, adesso finalmente è altro davvero. Perché c'è turco, peggio di così, che volete? Sono musulmani, sono anche cattivi, sono pure brutti, ammazzano, figuriamoci, e quindi è la soluzione del problema. Tant'è vero che il pericolo turco diventa immediatamente un'arma della propaganda. È Philippe de Commune, Tommaso Campanella: ragazzi, attenzione, stiamo per diventare tutti islamici, ragazzi, attenzione, gli islamici stanno per conquistarci, ragazzi, attenzione, l'Europa e la cristianità saranno musulmane entro pochissimo tempo. Questo l'ho risentita in altri momenti, ma l'ho risentita. E c'è in tutto questo un portato che fino a questo momento nei confronti dei musulmani non c'è mai stato. Mai stato. Tengo davvero questa fin troppo lunga chiacchierata. Non possiamo pensare all'altro
e a questo aspetto anche fantasioso dell'altro, come qualche cosa che è alternativo al mondo reale che gli occidentali percepiscono. Sono due ordini di uno stesso unico. Guardate che i musulmani da questo punto di vista sono chiarissimi, più che, anche più che i cristiani, quando dicono il mondo è fatto della parte reale che noi conosciamo e di quest'altra parte, ma il mondo è uno solo. Nessuno di loro avrebbe detto un altro mondo, perché sarebbe stata una bestemmia. Esiste un mondo solo, fatto da Dio, uno, non possono essere due, possono essere funzioni diverse di uno stesso, mondo, ma cose molto diverse. Allora ha ragione Alberto Castoldi. Alberto Castoldi non è uno storico, lavora sulle tecniche della percezione, di tutte queste cose, quando dice, quando si analizza anche storicamente lo dico io, perché gli ho fregato l'epistemologia a favore nostro, quando si analizza anche storicamente questo aspetto, quando si analizzano questi aspetti, quando si analizza questo, questo fantastico, un concetto sul quale Le Goff ha già scritto cose definitive da questo punto di vista, bisogna capire che non c'è un ordine, quello nostro, è un disordine, il fantasioso. Qui aveva ragione Aristotele quando dice il pensiero umano ha sostanzialmente bisogno sempre di ordine, ha bisogno di trovare sempre un ordine. Non c'è un ordine e non c'è un disordine, sono ordini diversi, al plurale, che però sono privi di mutuo rapporto e per questo si scostano. Signori, sono le leggi della termodinamica. Applicando le leggi della termodinamica al rapporto fra il reale e il reale, ci si rende conto di che cosa aveva, di che cosa è questo costrutto e di che cosa non così fantasioso alla fine, e non così da ridere, e non così fumettistico, questa alterità, queste terre strane, queste strane gente che vanno a cercare, o che se non cercano comunque trovano i viaggiatori del Medioevo, i quali quando tornano in patria ci si immagina che abbiano conosciuto esperienze diverse e quindi abbiano cambiato il loro modo di pensare e il loro modo di raccordarsi con la loro cultura, ma anche no, ma anche per niente, hanno visto questa gente strana, hanno visto queste cose strane e si sono consolidati e convalidati nella loro concezione, che l'unica cultura, l'unica civiltà che è vera e che importa è la loro, punto e basta. Guardate che quando andiamo a giro, anche noi oggi, molto spesso siamo tentati di fare qualcosa del genere. Era sbagliato ed è sbagliato anche oggi. Vi ringrazio per l'attenzione.